Siamo con uno dei rappresentanti del gruppo archeologico Avellano, nonché un rappresentante della Fondazione Avella Città d'Arte. Siamo con Andrea Siniscalchi. Avete denunciato questo scempio al castello. In realtà, cosa è successo? È successo che, come abbiamo fatto nella lettera di denuncia, durante una delle nostre escursioni che abitualmente facciamo nel territorio, siamo venuti, approfittando della bella giornata, ci siamo fatti un giro qui sul castello e abbiamo trovato per l'appunto la porta di Velta della cavallerizza, dei vetri rotti, il quadro elettrico buttato a terra, quindi sicuramente qualche vandalo, visto che il castello è frequentato continuamente, avrà approfittato della solitudine di questo luogo e quindi ha effettuato poi queste opere, questi atti vandalici per l'appunto. Non le sembra strano che degli atti del genere avvengano a pochi giorni dall'arrivo ad Avella di uno dei maggiori critici d'arte italiana, gli Sgarbi? Ah beh, se vogliamo metterla sull'ipotesi complottistica, allora a questo punto dovremmo pensare che lo sviluppo culturale che il sindaco Biancardi vuole dare al nostro paese dà fastidio a qualcuno, quindi probabilmente sono delle opere mirate che vengono effettuate proprio per dare dei segnali di avvertimento contro quello sviluppo storico-artistico del nostro territorio. Come risponde l'amministrazione Avellana alle vostre sollecitazioni? Di solito ha sempre risposto abbastanza bene e molto prontamente. Ci auguriamo che lo faccia ancora, continui a farlo e la collaborazione tra la nostra associazione e il comune proceda ancora fruttuosamente per il tempo a venire. Le telecamere che pur ci sono, sembra non abbiano inquadrato nessuno a compiere questi atti. La questione delle telecamere è una questione un po' vecchia, perché pure in piazza Municipio e in piazza Convento sembra che a volte non riescono a funzionare come si deve, quindi bisognerebbe poi mettere a sistema tutte queste telecamere e farle funzionare creare una cabina di regia che gestisca poi la videosorveglianza avellana.